Tre mesi? Ma è stata una bella botta. Per tutti, penso. Corre il tempo a farlo, Marturo, verso la porta. Beniedè! Vado a cercare Pellegrini che si lancia e poi gira! Pellegrini! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegrini! Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera. Episodio importantissimo perché è il numero 30 di una carriera che non sta uscendo con grandissima continuità, perché sapete sono sempre molto impegnato, però sta uscendo con grande qualità, almeno questo è sempre il mio obiettivo. Fatemi sapere se siete d'accordo qui sotto nei commenti, anche perché altrimenti vi blocco. No, sto scherzando, io sono per la democrazia, quindi potete scrivere anche se non siete d'accordo e volete più episodi, vi rispetto sempre. Tanto per cominciare lasciate un like per supportare questo di episodio, ma prima di concentrarci sulla nostra avventura con il Monaco, concentriamoci su di me. In che senso? Nel senso che quei geni di Cardsplug mi hanno mandato una carta personalizzata in stile FIFA proprio, che è meravigliosa. Me la sono personalizzata io, ve lo dico già, quindi i valori sono chiaramente non realistici, ma ve la faccio subito vedere. Eccola qui, guardate quanto è bella. Su Instagram ve l'avevo già mostrata nelle settimane precedenti. Ok, come faccio a non far vedere le luci? Non lo so. Ma comunque la carta è questa qui, overall molto realistico di 99. Nick, qui ci ho potuto mettere non soltanto il ruolo mio personalizzato e la nazionalità mia personalizzata, ma poi questo loghetto, e potete farlo anche voi. Cioè, se avete un logo con un'anatra che bacia un cavallo, potete metterlo, come è meraviglioso. E poi chiaramente questi sono tutti valori sempre molto realistici. Ho potuto decidere in quale formato, in questo caso versione leggenda, versione icon, ma potete scegliere chiaramente anche sul sito. Quale sito? Ve l'ho detto, Cardsplug, ve lo lascio in descrizione, e con il mio coupon che vi lascio a schermo avete anche il 20% di sconto sull'acquisto, quindi un qualcosa di molto molto importante. E anzi, fate così, se vi va consigliatemi la prossima carta da farmi spedire, perché non mi accontento di questa adesso me la appendo e la guardo per motivarmi, però voi consigliatemene un'altra. Detto questo, voltiamo pagina ed entriamo prepotentemente nel discorso carriera. È il ritorno dei campioni in carica in Coupe de France. Torna in campo il nostro Monaco dopo un periodo positivo nel bel mezzo del mercato, con tanto turnover in casa di un Nîmes che vuole già giocarci uno scherzetto. Noi dobbiamo rimanere concentrati, perché va bene il turnover che è fondamentale, gli obiettivi lo sappiamo in questa stagione sono altri, però è una partita che vogliamo vincere come tutte. Ed è questo il turnover della squadra del Principato, a partire dai pali, dove c'è Tatarusano con Aguilar, Koundé, Badiachil e Barreca, che è diffidato. In difesa Tchouaméni e Florentino a centrocampo, con Martins e Stefano El Shaarawy alle spalle di Wenzel Holz e Moise Kean. Ottimo esordio per il 21, non ha segnato ma si è inserito bene a fianco del capitano. Vediamo se il competente riesce anche a sbloccarsi. Tenki sterza, ma lo aspetta Badiachil. Palla verso El Shaarawy, lotta con Silva, perde il contrasto, non bene il faraone. Intervento che fotografa i suoi primi sei mesi a Monaco. Poi Fomba dentro e va in vantaggio il Nîmes. 1-0 esattamente alla mezz'ora, con l'inserimento vincente, ma una brutta palla persa da parte del Monaco, in particolar modo da Stefan El Shaarawy. 1-0. Aguilar, forte verticale per Wenzel Holz, arriva Florentino da dietro, si apre il Nîmes, aspetta e lo serve adesso in aria il portoghese. Morbido, miracolo, poi Gelson forte, ancora la risposta in calcio d'angolo. Fomba trova anche un buon corridoio, Fomba, altra imbucata stavolta Koundé, e poi occhio a Florentino con la mano. Incredibile, incredibile, incredibile. Calcio di rigore per il Nîmes. Abbiamo fatto una roba bruttissima. Minuto 42, Denki contro Tatarusanu, che si distende. Denki angola troppo, palla sul fondo. Terzo rigore di fila in cui non prendiamo gol. Dal punto di vista della pressione bene il Monaco, però manca sempre qualcosa quando si arriva nella parte offensiva. Ecco Sanchez, vuole entrare in partita il Niño Maravilla. Pallone largo, occhio a Barreca che può crossare, lo fa verso Wenzel Holz. Cosa ha sbagliato Wenzel Holz? Cosa ha sbagliato Wenzel Holz? L'ha colpita male, pallone che rimbalza sul terreno a portiere battuto e poi finisce sul fondo. Ultimi 12 minuti di partita,
Va bene che non sia il nostro obiettivo primario, ma dobbiamo giocare con orgoglio nel finale. Alexis Sanchez. Da Ben Yedder un buon pallone. Movimento di Ken. Occhio a Wissam. Eccolo Moise. Visto Wissam, Moise arriva anche in zona calda, limite. Rioffre il pallone a Ben Yedder. Ce l'ha sul destro! È una sentenza! Wissam Ben Yedder entra dalla panchina e salva la faccia del Monaco. 1-1 col gol del 9. Occhio perché riparre, mette a sedere Badiashil. E poi serve la profondità su Silva che ricomincia. L'ho detto che il Nîmes la vuole vincere. Dobbiamo stare attenti, ma adesso anche loro devono stare attenti perché sono altissimi. E quindi Ben Yedder ha visto Martins, sono altissimi. Posizione regolare, corre Martins, non c'è nessuno in mezzo però. Allora aspetta, Jelson la mette adesso! Dove arriva? Moise Kean! Direttamente dall'Everton per ribaltare la partita, per segnare il primo gol con la maglia del Monaco e per fare 2-1. Andiamo noi agli ottavi. Così sarà perché non arriva nessuno. Ora Ken. Ma bisogna attendere. E attende come l'eroe, il re del principato. Che tiene questo pallone a 30 secondi dalla fine dei due di recupero. Poi serve Aguilar. Sarà lui a tenerla. Cerca Martin. Stacco per Ben Yedder. Che cerca anche la porta. Diaz dice no. C'è Sanchez al volo. Diaz ancora. E così si chiude la partita. Si va avanti anche in Coppa di Francia, ma chiamiamola Coppa Italia, come nello scorso episodio che porta tanto bene. Si va agli ottavi con sofferenza, però me l'aspettavo, perché il Nîmes voleva andare avanti, voleva sfruttare il nostro turnover, un turnover che abbiamo limitato nel finale, perché sono rientrati alcuni titolari su tutti Wissam, si è vista la differenza, segna subito lui, segna poi Ken. E si va avanti con carattere. Negli ultimi 10 minuti la ribalta il Monaco e vediamo chi sarà il nostro prossimo avversario. E sarà Bordeaux agli ottavi di Coppa di Francia. Giochiamo in casa, quindi al Louis II. Bordeaux che affronteremo anche in campionato adesso, dopodiché il Cannes in trasferta e successivamente l'Angers, per concludere un episodio che però ha come primario obiettivo quello chiamato Alessandro Florenzi. E quindi smistiamo un po' la rosa, facciamo uscire dei giocatori e poi l'obiettivo è proprio prendere l'ex terzino della Roma, perché secondo me può darci una grandissima mano. Nel mentre stavamo osservando anche con i ragazzi della chat quell'attenzione. Attenzione, perché il Bayern Monaco ci chiede Jelson Martins, 58 milioni di euro. Ragazzi, ne ho rifiutati, se non sbaglio, sui 100 in estate. Potrei fare una controfferta a 100, quello è il senso per il portoghese, che però non voglio dare via, perché è un perno fondamentale. E prima di parlare di soldi bisogna parlare di campo, e non possiamo smantellare quel reparto in questo momento della stagione. Detto questo, continuo ad avanzare. Vi dicevo, Ligue 1 molto combattuta, perché dal secondo al sesto posto, poi non so le altre, insomma ci sono due punti di distacco. Il Paris sta un po' fuggendo, ma un po', perché in realtà la stagione è ancora lunga, c'è tutto il girone di ritorno e io ho un sogno nel cuore: Monaco torna campione. Benvenuti nella casa del Monaco, il Louis II, che si colora come ogni domenica, come ogni volta che la squadra del Principato gioca in casa, di bianco e rosso, per supportare, per sognare tutti insieme. E allora io ve l'ho buttata lì poco fa, ma un sogno ce l'abbiamo davvero, perché per raggiungere l'obiettivo stagionale che è la Champions League, perché non puntare più in alto? Al massimo non ci si arriva a quel risultato, ma quel risultato significa scudetto dopo 5 anni, perché nel 2017 Mbappé, Falcao e molti altri fecero cantare una canzone nuova ai tifosi della Monaco. In questo Monaco invece ci sono Ben Yedder, Jelson Martins, Ken appena arrivato e molti altri che di canzoni vogliono farle cantare e di sogni vogliono regalarne. Esce Ayer su di lui, arriva il lancio sulla corsia, gioca subito bene il Bordeaux. Udin torna sul destro, poi ancora Mancino, imbucata per Adli, Le Comte torna tra i pali e si fa sentire Aguilar. La sterzata del 26. E poi McKennie. Proviamo ad aprire il portone, non è semplice. Si aprono adesso e quindi Ken in fuorigioco. Perché il fuorigioco era di Henry Onyekuru.
fuori da Koundé, poi Pozuelo la sposta sul destro, non lo prova perché Koundé gli dice che non è aria e McKennie perfeziona il tutto. Ripartenza del Monaco, è andato Ken, lo vede Onyekuru, però è tornato anche Jovanovic e quindi occhio perché si deve aspettare e servire Martins che arriva come un treno fino in fondo. Gelson mette dentro il gol dell'1-0, contropiede da scuola calcio del Monaco, che passa col numero 11. Proprio il numero 11, cercato dalla Bayern Monaco in settimana, risponde così, segnando per il Monaco. Prende il tempo McKennie e serve Sanchez. Palla subito verticale di Alexis per Ben Yedder, che serve un gran pallone per l'inserimento di Verschkaren, palo e poi Salemakers. Nonostante il tocco di Pondier, per il 2-0 della Monaco, il gol della sicurezza al terzo tentativo del belga, sul tentativo dell'altro belga, dell'altro ex Anderlecht, Yari Verschkaren, che prende un palo sfortunato, ma serve l'assist al compagno. 2-0, pallone per Verschkaren, sta arrivando con un treno anche Alexis Sanchez e la palla è per lui mentre ci sono 2 minuti di recupero. Sta correndo in legno maraviglia, dentro Ben Yedder, la porta Sanchez, prende il fondo, poi sterza, va sul destro, sempre Sanchez, cerca di andare e viene chiuso in modo legale. Voleva regalarsi il primo gol personale, non arriva, ma arriva comunque la vittoria della Monaco, 2-0 contro il Bordeaux, 41 punti in classifica. Paris, stiamo arrivando, per il momento siamo terzi, vedremo poi che succede. La classifica per il momento peraltro è anche simpatica, perché siamo a pari punti con il Lione al secondo posto, a più 1 sul quarto tra l'altro, e a meno 9 da un Paris che sul mercato si sta muovendo, perché mentre vediamo anche di Lautaro Martinez, che è il nuovo giocatore della Barcellona, vediamo soprattutto di un Emre Can che passa alla Paris Saint Germain e dunque può rinforzare ancora di più la squadra parigina. Noi lo sappiamo, lo ripeto sempre, il nostro obiettivo è la Champions League, quindi arrivare almeno tra le prime tre. Poi è ovvio che se riusciamo a fare qualcosina in più, in questo caso sì, la miglior difesa è l'attacco, quindi noi attacchiamo il primo posto per difenderci dalle inseguitrici, ma soprattutto attacchiamo il Cannes, che sarà il nostro prossimo avversario, con uno sguardo al mercato, ma con la voglia soprattutto di continuare a scalare questa classifica. Mettiamo un attimo lo stanziamento budget così, ma devo capire quanto prende di stipendio Florenzi, per capire se è fattibile. Il suo stipendio è basso rispetto al budget che abbiamo noi, quindi io quasi quasi un tentativo adesso per bello de nonna lo farei. Allora, proviamo, visto che loro scambio giocatori non se ne parla, subito un'offerta per il cartellino e la alziamo a 24 milioni che noi abbiamo. 25,5? Non te li posso dare 25,5, o meglio te li posso dare ma poi mi rimane proprio quasi zero. E quindi io per orgoglio ti dico, rinegozio offerta per il cartellino e facciamo 24,5. Offerta equa, signori. Offerta equa, signori. Hanno accettato 24 milioni e mezzo per Alessandro Florenzi. Adesso in teoria abbiamo anche il budget stipendi per andare da lui, sperando che non ci chieda chissà quanto. Lui vorrebbe un ruolo importante. Guarda, fosse per me ti darei anche la fascia di capitano, per come stravedo per questo giocatore. Quindi va benissimo. E ovviamente la fascia è troppo, il Sam non si tocca e questo è chiaro. Allora, 30 anni, quindi ne farei 2 di contratto. E va bene. Non vuole una clausola e tantomeno noi. E quindi parliamo di soldi. Adesso dobbiamo stare molto attenti. Allora, lui vorrebbe 61, va bene. Ragioniamo sui bonus. Controfferta, rimuovi i bonus. Sempre qui ti diamo anche 63. Anzi, 65. Arrotondiamo un po'. Questo però te lo abbasso a 3 tondi tondi. Vediamo un po'. Accettano, anche se non era esattamente la cifra che volevano, accettano e quindi benvenuto Alessandro Florenzi. È un nuovo giocatore della Monaco, signori. Sono contentissimo perché in 3 episodi praticamente, tre per gli amici della piattaforma Viola perché abbiamo registrato a più riprese, ma in 2 episodi abbiamo combattuto per portarci a casa l'ex romanista e ci siamo riusciti. Adesso io vado subito a metterlo titolare perché è lì che lo vedo. E poi ovviamente si gioca il posto con Aguilar, ci mancherebbe, nessuno ha il... insomma, non è una Superlega, no, di giocatori in cui c'è chi ha il diritto di giocare, punto.
se lo deve conquistare sul campo. Però vedremo. Gelson davanti, Ben Yedder, la palla passa, c'è anche Florenzi largo, visto e servito dietro Martins. Florenzi aspetta, serve adesso Gelson in area, al centro il tocco per Wissam Castelmaier, che ha preso, che ha preso su Ben Yedder. Vuole andare Fouda, Seri all'indietro, sempre Fouda, P cerca l'imbucata, il pallone passa, Payaz al centro, battuto Le Comte, Mendy fa 1-0, al primo tiro in porta del Ken vanno avanti i padroni di casa. Koundé, Badiashil, si muove McTominay, il tocco è per Ken, la gira subito da Wissam, si è aperto Martins, bella trama della Monaco, Gelson a rimorchio, Ben Yedder, e stavolta sì che batte il portiere, fa subito 1-1 il Monaco, tanto per cambiare, con il capitano, 18 in campionato, parità. McTominay, parte destra Florenzi, l'apertura c'è per il 24, subito dentro da Ben Yedder, che la porta sul mancino stavolta, poi chiuso sul più bello, occhio al contatto perché resta giù il capitano, occhio al contatto perché resta giù il capitano, e sta ripartendo il Can, ma questa è la cosa che mi preoccupa di meno, è ancora giù il marziano in maglia 9, mentre Ken prova a recuperare, serve Ben Yedder che si è rialzato, ma chiaramente sta male oltre ad essere in fuorigioco, però l'importante è che si rialzi. Si torna in campo con un altro attaccante dentro Dylan Wenzel-Rolls al posto di Ben Yedder. Una settimana fa in Coppa cambio opposto e partita ribaltata nella finale, oggi dentro invece Dylan perché non sta bene il capitano, che ha pareggiato la partita dopo il gol dell'1-0. Bene Moise a girare per Tchouaméni, parte anche Wenzel-Rolls, lo vede Tchouaméni, la palla passa, Wenzel-Rolls in area, Wenzel-Rolls! Nel momento più importante entra per Ben Yedder e fa quello che avrebbe dovuto fare il capitano, segnare per il 2-1, partita ribaltata, gol dell'australiano che torna a segnare. Suola di Wenzel-Rolls, dietro c'è Martins, c'è anche Sanchez dalla parte opposta, servito McTominay, dentro il pallone ancora per Ken! Stop e destro, 3-1, prima para, poi segna, un gol pesante perché chiude il discorso al 99,9%, 3-1. Sta andando anche Wenzel-Rolls soprattutto, visto e mandato l'australiano, che pensa anche alla doppietta, punta Weber, lo supera, arriva dietro anche Ken, tocco di ritorno, Wenzel-Rolls ancora il pallone per Ken, che azione, calcio champagne, poker del Monaco, che spettacolo, Wenzel-Rolls e Ken inseriti e rodati, pallone al limite e finisce così, finisce 4-1 per il Monaco sul campo del Cannes in rimonta, ma partita assolutamente dominata, stradominata da una squadra che rispetto a prima non va in confusione quando va sotto, anzi si trova paradossalmente meglio, quasi si sblocca e comincia a giocare. Speriamo però che non diventi un'abitudine, perché a volte vai sotto contro il Cannes, altre volte vai sotto contro il Paris Saint-Germain e non è esattamente la stessa cosa. 3 mesi? Scopro adesso, nella conferenza, o meglio, nell'intervista post partita, che Ben Yedder sarà fuori 3 mesi. Non è vero. Non è vero. Frattura dito piede. 3 mesi per Ben Yedder. Dovremmo fare a meno di lui. Non è a rischio, tranquillo. E il problema è Ben Yedder, ragazzi. È un brutto colpo. È un brutto colpo che arriva il 29 di gennaio. Ed è un brutto colpo che forse deve farci ripensare qualcosa, perché 3 mesi senza Ben Yedder significa inevitabilmente che ci serve un attaccante. Forse, o forse no, perché poi numericamente ci siamo. Abbiamo Wenzel-Rolls, Pellegri, che però non vediamo, Majoral e Ken. Possiamo cambiare modulo? Finché non torna Ben Yedder, a quel punto dare più spazio a Draxler. Insomma, una soluzione si può trovare. Ma è stata una bella botta per tutti, penso.